Il numero uno è la salsiccia sotto la sugna e quindi è scontato. Poi c'è il peperone, cipolla, pomodoro e l'uovo, che finiamo con l'uovo in ultimo. E quindi dopo si può degustare. Un successo annunciato, atteso dopo lo stop forzato degli scorsi anni. La 16ª Sagra del Funatel ha riportato a Jelsi, nell'area degli stabilimenti Metal Zirembo, un pubblico di appassionati degustatori della specialità. In tantissimi giunti da ogni dove per gustare un piatto semplice ma unico. Antonio Zirembo, per tutti qua ormai chef mancazione, spiega i piccoli segreti della cucina. La preparazione è molto semplice. Si parte con la salsiccia, si fa soffriggere, poi la cipolla, poi ci mettiamo i peperoni, quando è caramellato un po' tutto aggiungiamo il pomodoro. Quando si è amalgamato il tutto si poggia l'uovo sopra, si chiude e si fa riposare per 4-5 minuti che si cucina l'uovo e stop, e si può servire. Un folto gruppo di amici e di famiglie che condivide l'impegno notevole di preparare tutto. Giuseppe Zirembo non nasconde la soddisfazione per questo lavoro di squadra. Quest'anno ci siamo organizzati per riproporre questo piatto che circa 16 anni fa l'abbiamo riscoperto come piatto tipico jelsese, soprattutto molisano ma jelsese. Un piatto semplice, diciamo, che i nostri contadini, i nostri nonni usavano maggiormente per colazione, però diciamo, riscoprendo questo piatto va bene anche la sera, anche se è un po' pesantuccio, però diciamo, come abbiamo visto pure ieri sera, molta gente insomma, è rimasta contenta perché dice finalmente possiamo riassaporare questo piatto che siete stati fermi, dunque diciamo, la gente è rimasta molto soddisfatta pure ieri sera e dunque l'ha apprezzato moltissimo. E ovviamente voce al pubblico, cosa ne pensa del Funatel? Vedemmo una puntata di Chef Rubio, i miei suoceri sono molisani e quindi siamo in preda dal desiderio di assaggiare questo piatto e oggi questa mattina siamo partiti presto da Roma per venire ad assaggiare questa prelibatezza che ancora non so, quindi sto lì con l'ansia di assaggiarla. La prima volta che siamo venuti qua abbiamo preso il vassoio che offriva, l'organizzazione, dove c'era il Funatel, ci stavano dei peperoni, tutto molto buono, devo dire la verità, molto molto buono. No, io diciamo sono un veterano della tradizione, sono diversi anni che vengo qui a degustare questo piatto eccezionale, fatto di prodotti tipici ma soprattutto biologici, peperoni, salsiccia di casa. Ci stiamo rilasciando e gustando, la salsiccia è molto buona, tutto buono. Un ottimo pasto.